sommariamente riprovare la posizione della Russia in relazione ai fatti che stanno accadendo ora e in relazione anche ai mass media, cioè a ciò che ci viene comunicato da parte dei mass media. Perché vedo Putin, cioè che poi chiaramente ce lo fanno vedere in TV, che sembra proprio il suo monello cattivo, che dice guardate che qua non si scherza e quindi... Ma se io voglio che Mario ti dia un sacco di botte, non devo dire che tu sei buono, devo dire che sei un cretino, che mi ha fatto dei torti, che sei una persona insopportabile, che Mario deve stare attento, se no rubi in casa anche a lui, e quindi Mario per attivare ti crocchia. Questo è quello che accade con Putin, che non è uno stinco di santo, non è che stiamo dicendo che Putin è l'eroe della situazione, è un uomo politico che ha, credo, sulla coscienza, siccome ho contatti con giornalisti internazionali che lo conoscono di persona, quindi ho fonti di prima mano, non è uno stinco di santo, è uno che probabilmente ha sulla coscienza parecchi omicidi, o diretti o indiretti. Però in questo momento la Russia non c'ha bisogno di questo scontro, perché la Russia sta bene. La Russia ma la Russia di fatto sta cercando di invadere... No, non credo. Assolutamente no. L'America allora ha fatto un colpo di Stato, lo dicono intercettazioni telefoniche di ministri americani, l'America ha investito 5 miliardi di dollari per destabilizzare l'Ucraina, farne un territorio caldo, e sai come lo fanno? Pagano dei mercenari internazionali, gli danno una verniciata di qualche fronte per la vittoria della democrazia, li finanziano, gli mettono i consiglieri militari, gli danno un piano e fanno i golpe. E sai che hanno fatto questi qui? Stanno uccidendo, uccidendo vuol dire gli sparano per strada, ci sono dei filmati che sulle nostre TV non vedete mai. Arriva la Guardia Nazionale Ucraina sotto l'ordine di Poroshenko, che è un corrotto come lo era Yeltsin, al soldo degli americani, e sparano alla gente per strada. Indiscriminatamente, come se io vado in via dritta, arriva la polizia e incomincia a sparare, do capita. Questo è ovvio. Putin non reagisce perché hanno aggredito e stanno aggredendo volontariamente la popolazione russofona, perché l'eredità dell'ex Unione Sovietica, quella che è pieno di russi, tra l'altro in Ucraina c'è il più importante porto militare in Crimea della Russia. Quindi è un'aggressione di uno Stato sovrano da parte degli americani per provocare i russi e indurli alla guerra, dipingendoli a noi come i cattivi di turno, per avere l'avallo che noi andiamo in guerra, perché in guerra non ci andrà Obama o il signor Rockefeller, ci manderanno i nostri figli, o forse richiameranno anche a me e a te. Questa è la verità. La carne da cannone siamo noi. Quindi Putin viene... gli vengono attribuite cose che lui non sta assolutamente facendo, anzi, come dice quel video, lui sta evitando di mandare i suoi militari a difendere i russi che vivono lì, cioè che la NATO sta uccidendo, cioè assassinando, capisci? Questo sta accadendo. Tutta la pletora di prostitute che affollano i quotidiani e i telegiornali sono prostitute, gente che venderebbe l'anima di sua mamma pur di mantenere lo stipendio, e dicono bugie spudorate. La Russia in questo momento sta bene, sono in crescita, hanno le risorse, stanno facendo un sacco di soldi con la vendita del petrolio e del gas. Non gliene frega niente di fare la guerra. La guerra interessa all'America perché è fallita. L'America è la bancarotta, città come Detroit, la gente vive nei parchi, nelle tende perché non hanno più soldi, non hanno più lavoro. Detroit è svuotata dell'80% della popolazione, ma non ce ne dice nessuno queste cose. Il nuovo miracolo americano, ma sono con l'acqua alla gola. E ci stanno trascinando, oltre al disastro economico, a noi italiani buffoni, ci stanno trascinando verso la terza guerra mondiale. L'ha detto il video, prima o poi dovranno reagire, perché le provocazioni, cioè a dire gli ammazzamenti di massa che i mercenari pagati dagli USA e dalla UE, inteso Germania e Stati ricchi, Francia eccetera, che sono quelli che ci hanno impoveriti, perché hanno bisogno di manodopera a buon mercato per contrastare la Cina. E la manodopera con mercato siamo noi italiani, i portoghesi, gli spagnoli, i greci, i maiali, così come ci hanno chiamato. Cioè è una manovra studiata a tavolino. Questa è la verità. Quindi Putin non è un santo, non è niente, ma a lui non gliene frega niente. Non è quello che dicono la nuova espansione dei russi, ma dove? Non c'è bisogno di espandersi la Russia, sta benissimo. Anche perché dove si espande? In Europa, che siamo in crisi fino al collo?
tu vai a conquistare un paese povero, che te ne frega? Invece gli americani no, tra l'altro poi l'Ucraina è ricchissima di gas e già si sono spartite le multinazionali americane il gas ucraino. Questa è la verità. Ma non la sentite nei telegiornali, vi consiglio, entrate nel sito di Giulietto Chiesa, Pandora TV, un sito web, troverete lì tutte le notizie aggiornate con le immagini che in Occidente non vengono date di quanto accade in Ucraina. Poi, in relazione al discorso che sia tu che Lucio mi avete fatto, io credo, siccome ad aprile abbiamo fatto un'intera giornata e abbiamo visto dischi volanti in tutte le salse, io credo che l'informazione che vi ho dato oggi sia molto più preziosa di vedere astronavi Fiat, Chrysler, Lancia, Alfa Romeo, cioè ci stanno. Questo è chiaro che lo spirito di partecipazione deve essere questo. Poi magari mi sbaglio. No, no, era questo che volevo un attimino toccare, cioè che senso può avere spadere un fenomeno? Vediamo la sostanza sono d'accordo, anche perché, ripeto, il fenomeno lo abbiamo ad aprile, sicuramente non ce l'avate tutti, quindi me ne scuso, però non posso fare doppioni continuamente. Le mie conferenze, i miei incontri sono strutturati didatticamente, c'è un percorso che va avanti, se no stiamo sempre a vedere le macchinette e non entriamo mai nel merito di che cosa sta accadendo e del ruolo che hanno questi esseri. Oggi mi premeva, siccome stiamo entrando in un periodo estremamente pericoloso e rischioso, mi premeva fare un quadro generale e inserire la presenza di questi esseri anche nell'ambito profetico in relazione ai fatti del mondo, che è quello che ho fatto. E eventi importanti che quando abbiamo programmato la conferenza, come il segno della croce, relativi messaggi, questo libro, non erano ancora usciti alla luce, perlomeno noi non li sapevamo. Quindi questo ha dato uno scossone a tutta questa impostazione che oggi, l'ho detto all'inizio, ho dirottato verso un approfondimento sicuramente poco piacevole, ma doveroso perché sta accadendo. Quindi se sta accadendo e la casa sta bruciando, non possiamo fare finta che non sia così.